Amici carissimi, bentrovati, benvenuti di nuovo qui a Radio Manfredonia Centro. Ciao Antonio. Ciao, ciao Vincenzo. Beh, ciao a tutti, ciao anche ai nostri ospiti, cioè ci sarà un ospite importante, un grande calciatore, un grande campione, incompreso qualche volta, però avrebbe meritato molto molto di più, poi vi faremo la sorpresa, lo diremo a metà di questo percorso. Secondo noi, terza puntata, vabbè, ma è inutile portare il conto delle puntate perché ne faremo così tante, ci saranno degli speciali, anche perché abbiamo visto che in questa settimana c'è stato lo sbizzarrirsi degli speciali da qualche altra parte, quindi li facciamo pure noi. Beh, certamente sì, possiamo essere assolutamente da minori rispetto agli altri, ovviamente, no? Se ci sta qualche campionato di calcio balilla, mi invitiamo pure loro, facciamo una diretta, uno speciale sul calcio balilla. Bene, ci sta un campionato di calcio balilla, al quale partecipa qualche sala giochi di Manfredonia. Poi ci informeremo su questo. Non ho scherzato, ho detto proprio la verità, come ci sono i tornei di biliardo, dove c'è tanto agonismo. Qui noi dobbiamo parlare di sport locale, ma a 360 gradi. Infatti. E allora, andiamo con una domenica sportiva non molto buona per le nostre rappresentanti. Abbiamo iniziato sabato scorso con il Manfredonia Football Calcio a 5, Manfredonia Calcio a 5 che ha perso in casa contro la Chaminade Campobasso, partita di Coppa Italia, partita sfortunata, però purtroppo ci sono stati dei limiti per questa formazione e quindi c'è stata la sconfitta a casalinga. Poi andando con il prosieguo, siamo arrivati alla domenica calcistica, c'è stata la soddisfazione, se non sbaglio, sabato della rappresentativa giovanile che ha battuto la Mezzana. No, credo. Ha pareggiato, quindi niente, solo un punto abbiamo conquistato, certo, con le nostre squadre. Poi la domenica abbiamo iniziato con il Foggia che ha pareggiato 2-2 in casa, poi eventualmente chiederemo al nostro inviato AB, il professor AB, chiederemo perché, un commento. No, perché poi è professore davvero, a differenza di chi usa i titoli impropriamente, i titoli che non ha, insomma. Professor AB, chiederemo a lui un commento su questa partita, visto che l'ha seguita direttamente. Però siamo in grado anche noi, 2-2 il risultato del Foggia. Poi abbiamo assistito alle 16 alla partita del nostro Manfredonia, una bella partita per la verità, vero Antonio? Sì, una bellissima partita, quella che abbiamo visto ieri presso lo stadio Miramare. Io immagino che nessuno tra gli spettatori presenti si aspettasse di assistere ad un incontro così vivace, così interessante sotto il profilo tecnico, ovviamente. Questo perché il Manfredonia veniva da una cocente sconfitta sul campo del Potenza, dove ha rimediato ben 7 reti e quindi c'era stato un po' di maretta nella società, diciamo, all'inizio della settimana, tant'è vero che la squadra non si era addirittura allenata alla ripresa degli allenamenti il martedì, avevano ripreso ad allenarsi. Però a comando non si era allenata. A comando, sì, c'era stata una disposizione. Voi non vi allenate. C'era stata una disposizione della società che aveva deciso di interrompere gli allenamenti. Poi tutto si è risolto, per fortuna la squadra ha ripreso ad allenarsi ed è arrivata, devo dire, preparata a questo incontro. Il piglio, diciamo, mentale è stato quello giusto, le gare, specie quelle con il Cerignola, diciamo, che c'è tantissima rivalità con questa società, si affrontano in quel modo e nonostante la squadra chiaramente abbia palesato dei limiti sotto l'aspetto atletico, devo però comunque evidenziare che ieri la squadra sotto il profilo mentale ha affrontato l'avversario di turno, e ricordiamolo, questo Cerignola che è stato allestito certamente per vincerlo il campionato o quantomeno per arrivare tra le prime, e ha affrontato questo Cerignola, dicevo, con il piglio giusto, tant'è vero che alla fine eravamo usciti anche in qualche modo a pareggiare il gol segnato praticamente da Gambino e quindi il gol di Longo. Il gol segnato da Longo, peraltro con un calciatore in area che aveva subito un fallo, ci si aspettava che l'arbitro interrompesse il gioco, invece hanno proseguito. L'arbitra.
l'arbitro di calcio, sì, in questo caso prendendo la nostra concittadina di Tulano e quindi genitori, mi sa che papà è di... Sì, poi parleremo di questo, su assist di Montaldi Longo ha messo in saccato la palla in rete, però il Manfredonia non si è scomposto, eravamo riusciti anche a pareggiare e avevamo avuto anche la possibilità di passare in vantaggio e vabbè, ma questo Manfredonia più di tanto in effetti non si poteva chiedere, perché si è visto benissimo poi nella seconda frazione di gioco, trascorsi 60 minuti, che vi è stato un evidente calo fisico da parte della squadra e quindi conseguentemente abbiamo un pochettino subito il Cerignola, che ricordiamo è una squadra strutturata, composta da calciatori di estremo valore tecnico, e quindi più di questo a questa squadra non si poteva certamente richiedere. Però sono fiducioso per il futuro, speriamo che la squadra possa quanto prima raggiungere una condizione atletica ottimale e allo stesso tempo che possano pervenire in questa formazione degli elementi, diciamo, tecnici di spicco che diano supporto ovviamente tecnico a questa rosa, che è carente in alcuni reparti. Ci manca in effetti un centrocampista solido e un attaccante che riesca a saltare l'uomo e riesca a creare anche gli spazi per i nostri attaccanti, ovviamente. Beh, ne approfittiamo per salutare, c'è un nostro spettatore sulla diretta Facebook, ricordiamo che siamo in diretta Facebook, per cui ci possono anche guardare. Antonio Monaco, un saluto a Vincenzo e ad Antonio Castriotta. Tanti saluti Antonio, ti aspettiamo quanto prima, sarai ospite nella nostra ovviamente puntata. Ringraziamo Antonio per questo suo intervento in diretta Facebook e ovviamente gli auguriamo di assistere a migliori partite per il nostro Manfredonia. Poi nello stesso momento, mentre il Manfredonia perdeva in casa contro la formazione del Cerignola, l'altra nostra rappresentante di calcio di prima categoria, la Santum Nicandrum viene riportato, ma è Manfredonia Football. Manfredonia Football purtroppo ha perso contro l'Andria, la formazione di Andria, per 2-0, un risultato che però insomma mette qualche ombra su questa prestazione. Poi chiederemo proprio direttamente all'ospite che abbiamo recuperato quest'oggi e che ci delizierà della sua presenza, oltre che ovviamente parlare di questa sua creatura, della squadra che sta allenando. Ormai abbiamo detto il nome e cognome, anticipiamo che fra qualche istante arriverà qui in studio Elia Gravinese, mister Elia Gravinese, quindi con lui poi parleremo ampiamente anche del Manfredonia Calcio, perché lui conosce benissimo l'ambiente del Manfredonia, in qualche maniera ha fatto parte anche di questa società, quindi dobbiamo necessariamente confrontarci anche con un esperto di calcio, anche perché lo dicono alcuni che noi non ne capiamo molto. Ma chi è che lo dice, scusa? Lo dicono i professori, quelli che hanno le targhe col favo e tanti altri. Ah, certamente sì, vabbè, però comunque sia, nel calcio è bello anche questo, che poi sì, ognuno possa dire ovviamente i titolari. Noi perlomeno un titolo abbiamo conseguito, tu dicendo sì, certo. Non uno, ne ho tanti. Appunto, abbiamo diciamo incorniciato, perlomeno nello studio ce l'ho incorniciato, fino a prova contraria, diciamo, è un titolo conseguito. E poi raccogliamo ma non molliamo. Mai, assolutamente no. Vabbè, allora detto questo parliamo poi della pallacanestro. Ieri purtroppo c'è stata una prestazione negativa da parte della Angel Manfredonia contro una all'esordio in casa. Sì, all'esordio in casa contro una fortissima Corato. Purtroppo la formazione allenata da coach Gianpio Ciociola non è riuscita a superare questa avversaria fortissima, che credo, per quel che si dice e per come se ne parla, sia la protagonista principale di questo campionato, quella che è deputata a fare il salto di qualità. Ma subito dopo ci siamo noi, ci sta la Basket Angel Manfredonia, che è davvero una bellissima squadra, ha vinto in esterna a Vieste l'altra domenica, però ieri ha, come si suol dire, non impattato, ma purtroppo ha subito in casa in quattro quarti, che sono sempre stati, diciamo,
dalla parte della formazione avversaria, sempre quei 4-5 punti di differenza, quindi non si è mai riusciti ad arrivare oltre questa somma di punti di differenza. In alcuni frangenti si è arrivati pure a meno 3 rispetto alla squadra che stava vincendo, l'avversario, al Corato, però poi si è concluso tutto con la vittoria del Corato. Un po' pessimo l'arbitraggio, anzi gli arbitri che non sono stati per davvero all'altezza della situazione. Comunque poi eventualmente nulla è compromesso, no, perché siamo ancora, diciamo, alla prima partita di campionato e immagino che il Basket Angel avrà certamente la possibilità di evidenziare quelle che sono le qualità tecniche per cui questa squadra è stata allestita quest'anno, Vincenzo. Sì, sì, allestita quest'anno, c'è stato il ritorno di Pedro, poi c'è Nicolas, un altro ottimo elemento che davvero ha dato quel tocco di classe in più alla formazione allenata da Giampio Ciociola, che ieri fra l'altro è stato anche protagonista, se vogliamo, in negativo, perché si è fatto espellere, preso dal troppo agonismo e poi in panchina ha continuato il secondo, che è Fabio Carbone, che però ha condotto a modo suo, seguendo gli ordini che arrivavano comunque da Giambio, tutto quello che doveva portare avanti. Però niente, è stata una bella partita, un bel battesimo con il pubblico dello Scaloria, anzi noi facciamo i complimenti proprio a questa società sportiva che è organizzatissima, vanno i migliori complimenti davvero a tutti i protagonisti di questa società sportiva che sono molto molto organizzati, c'è addirittura anche l'organizzazione dei posti a sedere, un po' come accade in quelle belle società, quelle grosse società dove davvero ti viene il piacere anche a starci, non solamente a guardare la partita. Torniamo a Manfredonia. Dicevo, ieri è stata una bellissima partita e innanzitutto colgo l'occasione veramente per evidenziare la bellissima coreografia dei tifosi sipontini, del tifo organizzato ovviamente, le panze scorsesi, che erano chiaramente di fronte alla tribuna stampa, quindi credo che era tantissimo tempo che non si vedeva uno stadio così entusiasta e quindi una tifoseria così entusiasta, che ha sostenuto i propri beniamini, quindi i calciatori, per l'intero incontro. Quindi faccio davvero i complimenti a questi tifosi che, nonostante la squadra veniva fuori da 4 sconfitte consecutive, ha sostenuto i calciatori per l'intera partita e quindi questo è stato veramente l'aspetto più significativo e più propositivo e positivo di questa partita, ovviamente. Una partita nella quale, dicevo, il Manfredonia, a mio avviso, si è espresso bene, finalmente siamo riusciti ad evidenziare delle trame di gioco. Nelle partite precedenti il Manfredonia non era quasi mai riuscito a superare la propria metà campo, quindi aveva delle grosse difficoltà. Ecco, abbiamo visto una fisionomia di squadra praticamente. Sì, ieri si è vista una fisionomia di squadra, ho condiviso le decisioni tattiche di mister Baratto, che ha comunque poi tenuto fuori squadra addirittura Pasquale Trotta. Avevamo l'unico terminale offensivo in questo ragazzo, questo Romano, che è dotato di una buona atleticità, quindi si è messo sulle spalle il peso dell'intero attacco, e poi l'esterno Amendola, che si è mosso a mio avviso molto bene ieri. Ma lo stesso Pozziello l'ho visto in ripresa, finalmente abbiamo visto un centrocampista avanzato che comunque si è dimenato nel recuperare palloni e cercare anche di costruire. Comunque, ripeto, la squadra nel complesso ieri mi è apparsa più pimpante rispetto alle prestazioni precedenti. Siamo riusciti a impensierire il Cerignola, il che non era affatto semplice, neanche tantomeno prevedibile, perché, ripeto, Cerignola è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, è una società che ha effettuato degli investimenti economici di tutto rilievo rispetto a quelli che in effetti sono stati effettuati dalla Manfredonia Calcio, e ciononostante credo che il Manfredonia non abbia assolutamente sfigurato, al cospetto di questo chiaramente avversario molto quotato. Abbiamo fatto la nostra buona partita, abbiamo pensierito il portiere la difesa del Cerignola, abbiamo avuto la possibilità anche addirittura di passare in vantaggio, vi è un gol che non è stato convalidato, quindi segnato dall'attaccante Romano, perché per un sospetto fuorigioco,
dovrei vedere le immagini, francamente. E ripeto, loro sono passati in vantaggio, e lo ha evidenziato anche mister Baratto durante la conferenza stampa, su delle situazioni particolari, cioè vi era un attaccante, un difensore che aveva subito fallo in aria e loro hanno continuato, Montaldi ha dato la palla gol a Longo che quindi l'ha messa in rete, e poi Gambino, diciamo, nella seconda frazione di gioco. Però questo risultato cioè, mi lascia ben sperare per il futuro, perché in effetti il Manfredonia ieri ha giocato a calcio, la squadra è stata propositiva, era più ordinata in campo, certamente si evidenziano ancora delle lacune in alcuni ruoli chiave della squadra, ed in particolare adesso abbiamo sovrabbondanza, credo, nel reparto difensivo, perché c'è stato l'inserimento di un calciatore di assoluto valore qual è De Giosa. Però credo che occorra quanto prima prendere un centrocampista importante che sappia dettare i ritmi alla squadra. Che sappia... Ma già ci sta in queste ore a Manfredonia, il centrocampista. È che sappia importante, e oltretutto credo che ci sia, se dovrebbe essere arrivato, ma ci sarà l'attaccante, quello che... L'attaccante quasi certamente, che supporti anche Joff, che ieri ha fatto una grandissima partita, questo centrocampista 98, classe 98... di provenienza Gambia, se non sbaglio, sì. E quindi ieri ha preso veramente le redini del centrocampo in mano, ha costruito tantissimo, ha lottato, poi è stato sostituito per un problema al ginocchio che speriamo non sia nulla di grave. Ieri si è visto anche in tribuna, si è visto Antonio Laporta. Sì, infatti. Quindi io spero che la società riesca in qualche modo a trovare un accordo a questo punto con l'attaccante, con Antonio Laporta, che il cui innesto potrebbe chiaramente risolverci tantissimi problemi, visto e considerato che altro in giro non c'è. Vabbè, poi non dimentichiamo che purtroppo si è dovuto fare a meno anche di Cristian Laforgia, che sì, non è stato portato a formazione, non è stato convocato, credo che abbia avuto qualche problema. E quindi diciamo che ormai siamo con il consiglio. Laforgia lo possiamo dire, visto e considerato che c'è stato un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, non ci vendiamo assolutamente nulla. Cristian Laforgia è stato provvisoriamente, credo, messo fuori rosa unitamente a Lombardi e Mario Esposito. È successo qualcosa, però non... Dobbiamo dare la linea alla pubblicità? Dobbiamo dare la linea alla pubblicità, la diamo, ma noi rimaniamo comunque in diretta a Facebook, perché possiamo... sappiamo che ci sono i nostri fedelissimi, quelli che stanno ad ascoltare. Vai Luigi, poi subito dopo faremo entrare in studio anche il nostro ospite, lo abbiamo annunciato, ci sta Elia Gravinese, mister Elia Gravinese, allenatore della Manfredonia Football, la formazione di prima categoria che anch'essa credo abbia un buon programma quest'anno, e senz'altro un programma importante, poi ce lo faremo dire da lui. L'audace Cerignola vince il derby di Capitanata. I gialloblu corsari al Miramari hanno battuto un buon Manfredonia per 2-1. Gli ospiti sono subito partiti forte e al quinto minuto sono passati in vantaggio con Fabio Longo. Dagli sviluppi di un corner l'ex attaccante frattese si avventa su un pallone e da pochi passi segna il gol del 0-1. I Sipontini reagiscono immediatamente e al nono si avvicina il gol del pareggio con Romano, ma il suo tiro viene respinto dalla retroguardia cerignolana. Al 18° gol annullato per il Manfredonia per un fuorigioco di Romano, che ribadisce in rete un tiro di Cicerelli. 29° gran tiro di Joff dalla distanza per il Manfredonia. Grande respinta del portiere a Bagnale. 39° punizione per gli Ofantini sulla palla Gambino e il suo tiro termina di poco alto sulla traversa. 43° Vicedomini ammonito per fallo sul Romano. Comincia la ripresa e dopo due minuti arriva il pareggio per il Manfredonia con Joff, che di testa mette in rete un cross dalla sinistra. Manfredonia 1, Cerignola 1. I padroni di casa ci credono e al sesto sfiorano il raddoppio con Russo da calcio d'angolo. Cerignola in avanti al 14°, Montaldi al centro per Gambino che di testa manda alto sulla traversa.
il Cerignola accelera e al 21esimo della ripresa arriva il gol, partita firmato da Gambino che dopo aver ricevuto un pallone da Montaldi scarica il pallone in rete. Quinta sconfitta per il Manfredonia, ma con tanti progressi per quanto riguarda il gioco e con l'ingresso di De Giosa nella seconda frazione di gioco che ha dato più sicurezza alla retroguardia. In settimana il presidente Stanga ha detto che ci saranno ulteriori rinforzi e domenica prossima sicuramente vedremo un Manfredonia più competitivo e ancora più guardingo nella trasferta che lo vedrà protagonista sul campo dell'Aversa. Sì, ingiusto per quello che si è visto nel campo e per la festa che c'è stata sugli spalti. Dispiace mandare a casa questi tifosi con una sconfitta che purtroppo rattrista, però sappiamo bene che il nostro campionato, io l'ho detto in tempi non sospetti, iniziava oggi e ne sono più che convinto. Già da domenica ad Aversa abbiamo uno scontro diretto dove abbiamo bisogno di portare a casa ora i punti oltre al bel gioco. I ragazzi sono più in condizione, poi domenica scorsa è stata una partita non partita, quindi ci tenevano a dimostrare quello che è il loro vero valore. Poi speriamo di avere le novità in settimana che ci siamo prospettati. Torniamo, quindi abbiamo ascoltato poco fa chi era? Stanga, Antonio Stanga, Antonio Stanga, il presidente, un'intervista realizzata da Dino La Torre. Che ha detto Stanga? Ha detto che effettivamente il campionato del Manfredonia inizia questa settimana. Ma io credo che comunque ci siano tutti i margini, anche perché ci sono squadre a due punti, massimo a tre, ce ne sono tante. Oh, la classifica è molto corta. È livellata verso il basso. E a sei punti trovi le squadre che sono a centro classifica, quindi è sufficiente fare due risultati in tutti i consecutivi per ritrovarti al centro classifica. Facciamo entrare il nostro ospite. Sì. Eccolo qui, Elia Gravinese, ben trovato ad Elia. Ciao Elia. Ciao, buonasera a tutti. Ti puoi accomodare con noi a parlare di questo Donia, ecco, tutti lo hanno definito un nuovo Donia o un Donia ulteriore rispetto al Manfredonia Calcio. Ieri non è andata molto bene, sconfitta per 2-0 dopo il derby vinto in casa per la Coppa Puglia e poi prima ancora con la vittoria interna per 2-0 conseguita domenica scorsa, però diciamo siamo a un buon inizio se vogliamo. Una sconfitta, due vittorie non sono un bottino da buttare, no? No, non è un bottino da buttare, anche perché la squadra ieri, rispetto al risultato dimostrato, se non è un risultato bugiardo, anche perché fuori casa, su un campo, se possiamo chiamarlo così, campo, ha creato tantissime occasioni, purtroppo siamo stati poco cinici sotto porta, il risultato è quello che è, abbiamo preso il gol su una palla inattiva. Alla fine questi 2-0 erano tutti sbilanciati alla ricerca del pareggio, però va bene, a me interessava farli crescere a livello caratteriale, questa è una cosa che se lo portano dietro da anni. I ragazzi sono un gruppo formato da tanti ragazzi che stanno per strada, abbiamo cercato di radunare questi ragazzi, creare una società, anche perché abbiamo avuto mille difficoltà, perché come ben sapete il nostro sponsor di maggioranza è andato fuori provincia. Abbiamo cercato di coinvolgere Mirko Di Fiore, che è il nostro presidente, una società che ha mille difficoltà, stiamo cercando di rinforzare anche la società, oltre al gruppo, che è un gruppo abbastanza compatto. Niente, non abbiamo nessun aspetto di risultato, bisogna solamente crescere mentalmente, questa diciamo, è la priorità che mi sono dato, farli crescere mentalmente, perché sono ragazzi validi, sono tutti ragazzi istintivi, bisogna dare l'educazione calcistica, che è la cosa più importante. Ecco, quali sono le squadre che in questo... Stiamo parlando del campionato di seconda categoria. Di prima categoria, in cui milita il nostro Elia Gravinese, che è l'allenatore della Manfredonia Football, anche se alcuni dati riportano a livello statistico la dicitura Santum Nicanorum, però è il vecchio titolo sportivo.
Gli obiettivi, cosa meglio? Quali sono gli obiettivi? Quali sono? L'obiettivo è quello di far, l'ho detto prima, di far crescere i ragazzi, perché l'ho detto, è un gruppo veramente importante. Si sono avvicinati ragazzi della provincia, i vari Di Mauro, i vari Sciarra, c'è cioè un gruppo compatto da anni di Manfredonia, che secondo me hanno un valore per queste categorie superiori, però purtroppo hanno avuto degli handicap negli anni passati, dove non veniva fatto nessuna lezione di calcio, era tutto estinto. Andare a dare nozioni per me è difficile, perché ragazzi ormai sono già abbastanza maturi. Fare nozione non è facile, però a me interessa principalmente dargli carattere, che quella è la cosa che ci manca da ieri, il carattere. Poi... Senti, e tu hai deciso di chiudere con l'attività agonistica o sei sempre un tesserato con possibilità di rientrare? Perché l'anno scorso lo facevi, no? Dopo 22 anni ho deciso di rientrare. Ci puoi dire un attimo quali sono stati i momenti più belli della tua carriera, Elia? Io mi sono permesso prima di dire che sei stato un ottimo calciatore, che non ha avuto quella fortuna che forse avresti meritato, anche se effettivamente si è parlato tantissimo di te nella provincia di Foggia. Tutti ti conoscevano come calciatore di categoria. Ho vinto 9 campionati nelle varie province, nella zona. Sono stato fortunato perché nella fusione Manfredonia-Salvemini sono stato dagli allievi, sono stato sballottato in prima squadra. Era l'anno in cui Manfredonia vinse gli spareggi con l'Orlandina. Sì. Fatto il primo anno di esperienza in eccellenza e poi feci 2 o 3 campionati da titolare con Serie D. È stata una bella esperienza, anche perché giocare nel proprio paese, stadio sempre pieno, sempre pieno, perché prima era così, oggi erano tempi migliori per il Manfredonia Calcio. Sono stato sfortunato forse, perché vedendo adesso come funziona il calcio, che è molto internet, subito viene pubblicato, prima era dovevi aspettare lunedì mattina un articolo di 4 righe, Antonio mi può dare conferma, certo, che lui sa qualcosa, è 4 righe, avevi poca visione. Adesso credo che diventare calciatore sia una cosa molto molto più facile. Beh sì, perché c'è molta più comunicazione, il cosiddetto settore della comunicazione ha fatto passi da gigante, per cui davvero adesso è facile, lo stiamo guardando adesso, stiamo in diretta Facebook, chi lo immaginava 10, 15, 20 anni fa, quando Elia muoveva i primi passi anche da calciatore. Calciatore comunque di un certo spessore, di un certo livello, sei stato tante volte anche capocannoniere. Sì, ho vinto la classifica cannonieri e pallone d'oro di capitanata con Dino Della Torre, nostro grande amico Dino. Eh sì, ne approfittiamo per salutare Dino. Sono stato fortunato che sono stato sempre in società, la rinascita del San Severo, la rinascita del Vieste, sono stato ad Apricina, Lucera, ho vinto un sacco di campionati nei vari paesini qua della zona. Insomma, delle belle soddisfazioni te le sei prese. Sì, però diciamo mi è rimasto sempre rammarico Manfredonia. È vero. E sono andato via nel momento migliore del Manfredonia, andai a Ravenna. Sì, è vero. Hai confermato la regola che dice che nemo profetis in domo propria, cioè quindi quasi mai. Antonio, dobbiamo spiegarlo a quelli che ci definiscono ignoranti, insomma. Manderemo lezioni da Giulio D'Onofrio. Non vorrei che si offendessero. Questo è sicuro, nessuno è profeta in patria, questa è una cosa assodata. Purtroppo qua siamo, vabbè, non è brutto pure dire amante dei forestieri, perché ormai il calcio è steso a 360 gradi, cioè siamo, però purtroppo il Manfredonia sta vivendo un momento un po' particolare, pure a livello societario. Spero che, come voci di corridoio, spero che le cose siano sulla strada giusta, perché mi hanno detto ieri che un po' di personaggi importanti si sono avvicinati alla nostra grande società. Beh, il parterre della tribuna ieri era piuttosto eloquente, insomma, c'era il primo cittadino e poi persone, non direi adesso far nomi, che certamente sono interessati alle sorti future del Manfredonia Calcio, quindi credo che speriamo bene che il Manfredonia Calcio abbia un futuro roseo, quantomeno diverso rispetto a quello degli ultimi anni, anche se va evidenziato, adesso potremmo essere tacciati anche di essere comunque sia
Lecchini, ma stiamo dando delle notizie, non, appunto, ci sono stati dei grandi sacrifici anche dal presidente, da Antonio Stanca, perché istituti culturali, costituzione intellettuale, roba del genere. Cioè, ci sono stati grandissimi sacrifici da parte del presidente Antonio Stanca in questi anni. Abbiamo comunque goduto di 5 anni di Serie D, e quindi è chiaro, arriva anche il momento in cui, diciamo, una persona da sola al timone non può reggere. No, io posso dare conferma, dico scusa se ti interrompo, perché noi siamo una società di prima categoria, dove non c'è nessuno che percepisce uno stipendio, o al massimo qualcuno che viene da fuori percepisce il rimborso spese. Cioè, facendo così vanno via un bel po' di soldi. Cioè, non io credo ci sia una gestione di 50-60 mila euro, credo. Giusto qualcosa di meno. Immagina una Serie D dove una persona da sola dovrebbe portare avanti una Serie D. È difficilissimo. Molto difficile. È molto, ma molto difficile. Quindi evidentemente a qualcuno questo dato sfugge, che è tanto, tanto difficile tenere in piedi una società di Serie D come è accaduto in questi anni, e speriamo adesso che con l'innesto di questi nuovi imprenditori a Manfredonia, il Manfredonia Calcio possa avere una tranquillità economica differente, perché il Manfredonia ovviamente merita dei palcoscenici importanti, vero Vincenzo? Sì, certo che li merita i palcoscenici importanti. Io volevo invece farmi una facciata sul campionato di prima categoria. Domenica prossima contro chi giocate? Giochiamo contro il Giovinazzo. Il Giovinazzo, che squadra è questo Giovinazzo? Ha steccato le prime due partite. Quindi un avversario l'ha portato. Sì, anche se parlando ieri in quelli di Andria, tutti parlano di questo grande Molfetta, anche se ieri non ha fatto risultato, perché c'è gente che è 78, diciamo, è abbastanza matura, ha giocato in campionati importanti come Paparella, come qualcun altro. Quest'anno credo che per una società piccola come la nostra affrontare un campionato di prima categoria è molto dispendioso, perché la maggior parte delle squadre sono baresi. Non è più un campionato di prima categoria, ma diciamo stiamo quasi in promozione, facendo così, perché le trasferte sono abbastanza lontane, abbastanza difficoltoso come campionato. Io sono convintissimo con la società e con il gruppo che ho di fare un buon campionato. Non abbiamo nessun assillo se non quello di fare un campionato tranquillo. Ecco, voi avete fra le formazioni che fanno parte di questo girone Celle San Vito, che vabbè, conoscete già, Atletico, Canosa, Bitetto, Donuva Calcio, Atletico Ortanova, Giovinazzo, poi c'è Victrix Trinitapoli, Nuova Andria, quindi sono due le formazioni di Andria, Sozzer Modugno, Borgo Rosso, Borgo Rosso sarebbe Molfetta, candidata alla vittoria campionata. Sì, infatti, Sporting Apricena, Andria, Molfetta e Stornarella, quindi hai ragione, effettivamente sono quasi tutte trasferte nel nord barese, per cui dispendiose dal punto di vista anche economico. Come mai c'è questa, vabbè, è chiaro che si tratta di motivi di lavoro, quindi il vostro sponsor principale è andato fuori città? Ad abitare da qualche altra parte, quindi a svolgere la sua attività lavorativa da qualche altra parte. Il vostro presidente praticamente. Sì, sulla carta sempre con Mirko Di Fiore, era lui il nostro presidente. Vitulano. Quindi c'è possibilità che possa tornare o... Non credo, perché se è lo sponsor principale del Barletta Calcio, credo che sia molto difficile. È difficile. Tornare. Quindi c'è da aspettarsi che possano entrare nuovi soci. Stiamo cercando di curare, questo è un aspetto che stiamo facendo con tutto lo staff dirigenziale, siamo tutti amici, ci siamo ritrovati, è di curare molto l'immagine, di fare avvicinare anche piccoli sponsor, che per noi un piccolo contributo è ora. Infatti. Va bene, noi Elia, vogliamo darci un po' tu un parere su questa situazione del Manfredonia Calcio, per come si sta sviluppando. Ne abbiamo già accennato assieme a te, però da calciatore, ecco questo. Da calciatore, io sono più che calciatore, sono tifoso del Manfredonia Calcio, perché essendo un secondino di rock come voi, credo. Cioè, mi auguro solamente il meglio, sia a livello societario che a livello tecnico.
Io dico purtroppo, ho visto la partita in casa dove abbiamo perso 2-1, se non erro, l'altra partita. Con l'Altamura. Con l'Altamura, e ho visto, diciamo, il primo assetto. 1-0. No, 2-1, abbiamo fatto il gol con la Foggia. No, abbiamo fatto il gol con la Foggia. Ah sì, è vero, 2-1, sì. Ho visto una squadra a livello atletico un po'... No, facevo confusione con la prima, quella di esordio con la Turris, ecco perché. Ho visto una squadra a livello atletico molto giù. Avanti gioca un intimo amico mio che negli ultimi anni è stato capocannoniere in eccellenza, e dispiace pure perché giustamente lui dice un attaccante ambisce sempre a palcoscenici importanti, a fare cose importanti, specialmente quando fai il capocannoniere. Sì, certo, infatti Pasquale Trotta, che è un po' perso, è un ottimo giocatore, sta passando anche lui un periodo non roseo, anche perché secondo la mia visione, non per entrare nei meriti dell'allenatore del Manfredone, sta giocando pure in un ruolo che non è suo, lui non è una vera prima punta. Lui. Dove lo faresti giocare? No, però ieri lo ha inserito, diciamo, come esterno d'attacco. E lui è un esterno d'attacco, Antonio vede sempre lontano. È vero. Per me è un esterno d'attacco, e se parte lontano dalla porta è micidiale, è devastante Pasquale. Sì, infatti, non può giocare come terminale, no? Unico in avanti, spalle dalla porta, assolutamente. Lui no, fisicamente non è portato, lui è molto rapido, ha una buona corsa. No, anche perché lui ha la possibilità sempre di saltare l'uomo, invece è così, non ha questa possibilità. No, è stato schierato male, è vero. Questo è un buon gruppo, secondo me l'allenatore, tutti parlano bene dell'allenatore, secondo me Manfredoni ha con un po' di tranquillità nello spogliatoio a livello economico e tutto, secondo me può arrivare molto lontano. Può salvarsi, secondo me. Può salvarsi e ci salveremo tranquillamente. Condividiamo. Questa disamina, perché in effetti è giusto che il Manfredonia possa occupare posizioni differenti di classifica rispetto a queste che hanno contraddistinto le prime 5 giornate, ovviamente. Però, ripeto, se l'atteggiamento tattico è quello che ha mostrato ieri la squadra, migliorando la condizione atletica e con degli innesti che sono stati in qualche modo promessi dal presidente durante l'intervista che abbiamo ascoltato poc'anzi, io credo che il Manfredonia non possa far altro che risalire alla china e quindi portarsi nelle posizioni di classifica migliori rispetto a quelle attuali. Va bene, allora noi diciamo grazie ad Elia Gravinese per questa sua importante presenza. Ovviamente ci terremo sempre in contatto, perché noi seguiremo le vicende calcistiche della tua squadra, perché è squadra di Manfredonia, e quindi abbiamo la necessità di essere informati anche su quello che succede dalle parti dell'ex Santum Nicandrum, che è attualmente Manfredonia Football. Credo che sia pure giusto avere una squadra satellite, anche ma certo, per lanciare, infatti la mia squadra è molto giovane, per lanciare qualche giovane in prospettiva alla nostra prima squadra, che è Manfredonia Calcio. Che contatti avete adesso con il Manfredonia Calcio? Abbiamo buoni rapporti. Avete buoni rapporti? Io ho sempre visto favorevolmente le scuole calcio, perché sì, ho fatto l'università nelle Marche, vi erano società di eccellenza che avevano addirittura 7-8 squadre del settore giovanile, tra giovanissimi, allievi, sì, ma ne curavano tantissimi, e quindi più gente si affaccia al calcio e più possibilità hai di evidenziare dei campioni poi da proporre anche alle società professionistiche, come in effetti è accaduto con Salvemini, che si è addirittura approdato alla spalle ed è stato convocato, credo che sia la prima volta, nella nazionale under 15. Poi parleremo di questo ragazzo, avremo la possibilità eventualmente nei prossimi giorni anche di contattare i suoi manager, cioè Vincenzo Piemontese, che credo abbia dei contatti con il ragazzo, anzi sicuramente ne ha tanti di contatti con il ragazzo, però è una cosa molto bella anche per questo giovane promettente che sta facendo parlare di sé. Oltre a Salvemini, io vorrei evidenziare, giustamente come diceva Elia prima, che il Manfredonia l'anno scorso aveva una squadra nella juniores molto molto importante, quindi ha forgiato dei calciatori tecnicamente molto validi, tant'è vero che oggi rappresentano, non dico l'ossatura, ma un buon 30% della primavera del Foggia Calcio. Quindi ha prodotto Sarri, che è un prodotto del vivaio manfredoniano, lo stesso Muscatiello, De Filippo, quindi, ma anche i calciatori che si sono formati qui a Manfredonia sono approdati in Serie D, quindi parliamo di Giuseppe Morenda, parliamo
di Fiore che stanno militando in un campionato di Serie D. Pertanto ritengo che per non aggiungere Coccia che sta nel Potenza, lo stesso Coccia, quindi se si lavora bene i risultati prima o poi si raggiungono, quindi auspichiamo che il settore giovanile venga Manfredonia coltivato in un certo modo come è sempre avvenuto, tant'è vero che i nostri calciatori sono sempre stati richiesti da altre società. Negli ultimi anni si era persa questa cosa, infatti c'è stato un periodo dove non c'era più un ragazzo, cioè non usciva più un ragazzo di Manfredonia, io venivo da una stirpe che eravamo tantissimi, infatti c'è stato un anno in Serie D che eravamo più dell'80% di Manfredonia, c'eravamo 80, su 20, una rosa di 20, 22, ne eravamo 16, 17 di Manfredonia. Poi c'è stata una gestione del settore giovanile di un personaggio di Foggia, che non faccio nome, dove ha combinato di tutto e di più. Poi per fortuna negli ultimi anni stiamo crescendo di nuovo come settore giovanile, ma è importante per far avvicinare anche i ragazzi alle attività. Beh, chiaro. Che è una cosa importantissima. Allo sport prima di tutto, poi se uno vuole giocare a calcio, certo, che è lo sport più praticato, che ben venga, insomma. Se la persa questa cultura. Che ben venga. Grazie Elia. Grazie a voi. Allora, a risentirci molto presto. Noi chiediamo al nostro Luigi se esiste, che time out. No, ha chiesto il time out. Ha chiesto il time out. No, dice che dobbiamo continuare. Ah, dobbiamo continuare. Non è ancora il momento. Credevo avesse chiesto qualche pausa, ha fatto così, quindi. Non è ancora il momento. Quando io vedo. Non è ancora il momento. Concludiamo ancora. Sì, salutiamo Elia e tanti auguri. Noi ovviamente seguiamo il calcio, poi ci prometti che spesso verrai a trovarci. Nel pomeriggio quando ci siamo, poi organizziamo comunque uno speciale anche sulla squadra di Elia. Ma certamente sì. Eventualmente invitando anche qualche calciatore, sì, rappresentativo, perché lo meritano, certo, lo meritano i ragazzi. Bene, allora torniamo invece a parlare, se non sbaglio del Foggia, non abbiamo, speso di sì, 2-2, chiediamo al nostro AB. Abici ci ha dato qualche informazione, è arrivato a Manfredonia quando ormai al triplice fischio, è riuscito comunque ad arrivare alla tribuna stampa, vabbè, stiamo giusto scherzando un po', dai. E niente, questo Foggia che purtroppo va evidenziato non riesce a vincere dinanzi ai propri tifosi, aveva comunque sia disputato due ottime trasferte, quella in casa al Carpi dove era ne è uscito vittorioso per 3-1. Anche se è un po' sgonfiato questo Carpi. Sì, è un po' sgonfiato, in effetti bisogna evidenziarlo, era partito a razzo e poi evidentemente sono venuti fuori i valori tecnici della squadra, che ricordiamo questo Carpi non è stato certamente costruito per vincere il campionato, il budget che è stato messo a disposizione del DS, peraltro il nostro concittadino Lauriola, è un budget non dico risicato, ma non è un budget di alti livelli, così come sono quelli che vengono investiti dalle società che ambiscono alla promozione. Ciao. Che ambiscono alla promozione in Serie A. Ovviamente. Ciao Elia Gravinese, grazie ancora per la sua squisita presenza. Abbiamo parlato del calcio locale, quello dove ancora c'è la maglia sudata rispetto a quelli che vengono, come si dice? C'è tanto rispetto per queste categorie minori, perché davvero è un calcio più sentito, più faticoso se vogliamo, per quelle che sono le forze che devono essere messe a disposizione. Dicevo il Foggia. Dicevo che chiaramente si è un po' sgonfiato, cioè diciamo del Capi che si è un po' sgonfiato, e invece il Foggia sta recuperando, diciamo, condizioni atletiche e anche mentalità, anche se in effetti e il risultato di ieri ha dimostrato che qualche limite mentale ancora questo Foggia ce l'ha, tant'è vero che in sede di conferenza stampa il DS Giuseppe Di Bari l'ha evidenziato, ci cresciamo anche un po' mentalmente e quindi cerchiamo di gestire a volte delle situazioni il risultato, perché questo Foggia aveva subito il gol da parte del Novara, poi era riuscito a pareggiare con Mazzeo, a portarsi in vantaggio con Fedato e poi è stato raggiunto quindi sul 2-2, ma addirittura aveva avuto anche la palla per passare in vantaggio, sì, quindi sul 3-2 con Chiricò, il quale anziché diciamo tirare si è lasciato cadere, quindi addirittura chiedendo in qualche modo un calcio di rigore, ma l'arbitro non ha abboccato e quindi lo ha ammonito per simulazione
e quindi questa partita poi si è conclusa sul 2-2. Chiaramente questo Foggia che non riesce ancora a dare una soddisfazione ai propri tifosi vincendo in casa, ma credo che arriverà quanto prima questa vittoria, perché credo che Stroppa abbia raggiunto, o quantomeno stia raggiungendo, un equilibrio tattico con questa squadra, quindi è riuscito a quadrare la squadra e quindi a inserire gli elementi al posto giusto, e quindi il Foggia non ha grosse pretese, credo che stia affrontando questo campionato per ottenere quanto prima la matematica salvezza, e questo lo delle due squadre, secondo te chi ha meritato di più il risultato o lo ha demeritato? Beh, io credo che il Foggia abbia meritato di vincerla questa partita per quello che poi ha espresso in campo, però è chiaro, il calcio è crudele, se non finalizzi le occasioni che hai avuto è facile poi sul risultato di 2-1 che si possa in qualche modo pareggiare la partita. È un po' quello che è accaduto ieri per Juventus, Atalanta-Juventus, no? Chiaro, c'è stato anche l'episodio della VAR che non ha portato alla convalida del terzo gol da parte della Juventus per un fallo che è stato rilevato soltanto con la VAR, però in effetti quando hai delle occasioni e non le porti a compimento, quindi non finalizzi, è molto facile che su un risultato di 2-1 la squadra ti possa raggiungere, e quindi bisogna essere più cinici e quindi concretizzare quelle occasioni che riesci a produrre durante l'incontro, ovviamente. Ecco, allora chiudiamo questo argomento, ne approfittiamo per salutare alcuni nostri telespettatori e radioascoltatori. A proposito di Novara, ci sta Gino Vitulano che ci saluta proprio da Novara. Tanti saluti, grazie. Gino, sei sempre un grande amico. Un grande amico. Matteo Perillo che sta guardando il video con noi. Ciao Matteo. Salutiamo anche Matteo. E Antonio Monaco che continua a dire anche qualcos'altro, ha detto che se avessimo avuto 90 minuti e non 60 forse avremmo preso punti contro il Cerignola, e siamo perfettamente in sintonia con questa disamina. Va bene, va bene, quindi un saluto anche a tutti gli altri che ci stanno guardando su Facebook con questa diretta. Io tornerei invece alla partita di ieri sera tra la formazione della Basket Angel e il team ospite, quello del Basket Corato. Abbiamo visto delle buone trame di gioco, però purtroppo contro questa formazione davvero una corazzata, così come è stata definita, era davvero difficile poter andare avanti. C'è stata qualche decisione arbitrale che non è stata accolta con favore, anzi con molto dispiacere, per cui ecco, si è perso in questo modo, però chiaramente non credo che sia compromesso tutto, anzi c'è tanto lavoro da fare e tanto da conquistare per la Basket Angel. Silac Angel Manfredonia contro Basket Corato, abbiamo detto, c'è stata la sconfitta in casa, poi si giocherà contro la Murgia Santeramo la prossima partita, per cui facciamo gli auguri a Giampio Ciociolo, al team allenato da questo nostro amico, perché già a Santeramo si possono recuperare i punti che sono stati persi nella giornata di ieri. Che dobbiamo aggiungere ancora? Manfredonia che? E Manfredonia, credo che siamo ottimisti, credo che in settimana ci saranno certamente degli innesti, e quindi speriamo che in effetti alle promesse fatte dal Presidente poi susseguano i fatti, quindi si riesca a chiudere con dei calciatori nuovi che diano manforte a questo gruppo che in crescita, l'abbiamo evidenziato, e quindi con l'innesto probabile di Antonio Laporta, che ieri, ripeto, era in tribuna, peraltro credo che abbia continuato ad allenarsi anche durante quest'estate, quindi l'ho trovato anche in condizione, cioè fisicamente non ho messo chi. Va bene. Vabbè, speriamo comunque sia che la società. Allora riesca... andiamo ad Aversa a vincere, dai. Ma io sono fiducioso, speriamo di organizzarsi questa trasferta ed assistere a una buona prestazione di Manfredonia sul campo della... È arrivato la Torre, lo ringraziamo per salutiamo fatta la Torre. A Sdanga. Ha provveduto lui a fare l'intervista, mancava B e quindi ci ha provveduto. Mancava AB, il nostro inviato a Foggia. E niente, quindi speriamo davvero, Vincenzo, che il
che arrivino quegli innesti per dare maggiore qualità alla squadra e quindi che ci consentano di essere più tranquilli nell'affrontare l'avversario di turno, ovviamente. D'accordo, quindi noi ci salutiamo, ci rivediamo poi lunedì prossimo alla stessa ora, 17:30, avremo modo sempre di parlare di questo Manfredonia, ma di tutte le società sportive che indossano una maglia bianco-celeste, bianco-azzurra, che porta i colori di Manfredonia. Salutiamo Antonio. Sì, salutiamo tutti i nostri affezionati radioascoltatori, seguiteci sia su Radio Manfredonia Centro, quindi 103.00, e seguiteci anche sulla diretta Facebook di Radio Manfredonia Centro. Ciao ciao.